Agriculture Magazine. Arnaldo Casali oggi con noi per presentare la 20ª edizione del Terni Film Festival. Benvenuto Arnaldo. Grazie, ciao Stefania, ciao a tutti. E il tuo ruolo nel Terni Film Festival? Direttore generale. In questo caso in realtà io diciamo che ho il ruolo un po' di coordinare tutto il lavoro. Poi abbiamo uno staff per fortuna che cresce ogni anno, quindi c'è appunto la direzione artistica che è affidata a Monio Vadia, la direzione organizzativa di Lucrezia Proietti, poi c'è il coordinamento generale di Luca Mannaioli, Beata Golensky e Veronica Manzini. Quindi i film poi spesso, ecco, li hanno scelti loro, c'è una commissione che li seleziona, insomma siamo una bella famiglia, ecco. Io devo un po' tirare le fila più che gestire tutto il lavoro, e questo è anche un grande traguardo, devo dire, perché io sono stato per tanti anni direttore artistico in un periodo in cui appunto il direttore artistico doveva fare un po' tutto da solo. Invece adesso la soddisfazione più bella è aver creato un festival che cammina con le sue gambe e che non si basa tutto soltanto appunto su una personalità o su un carisma, ma che è anche il frutto davvero anche di tante sensibilità diverse. Siamo uno staff molto variegato, con vissuti molto diversi tra loro, con gusti diversi, ed è molto bello che poi il festival diventa appunto la sintesi di tutto questo, di tante personalità diverse. Questo è forse il più grande traguardo che ha raggiunto il festival in questi 20 anni, perché questa è la 20ª edizione. Presentiamo quindi le opere in concorso e naturalmente gli artisti. Sì, abbiamo ben 77 opere quest'anno, un concorso che comprende film, documentari, cortometraggi, corti di animazione, opere in realtà virtuale da 4 continenti. L'Italia fa sempre la parte del leone con 49 opere complessive. Abbiamo 2 spettacoli teatrali. Monio Vadia con Gabriella Compagnone, che presenteranno uno spettacolo per la Palestina, Una candela nel buio, Casa Abyss, che sono 2 youtuber molto popolari che ci proporranno i loro sketch. Quindi non solo cinema, tra i grandi eventi cinematografici domani apriremo il festival con il primo film mai girato su Gioacchino da Fiore, che è uno dei più grandi personaggi del Medioevo, tra i più influenti personaggi del Medioevo. Aveva queste visioni apocalittiche che hanno influenzato davvero la teologia, la mentalità, anche il folklore popolare del Medioevo. Un film che coniuga teologia e effetti speciali, perché sembra un po' Il Signore degli Anelli, perché ci sono draghi, ovviamente, tutte queste creature mostruose dell'Apocalisse. Quindi sicuramente non è un film, come dire, religioso dai toni noiosi o prettamente, come dire, bigotti, ecco. È un film che coniuga la religione e lo spettacolo. E poi la sera stessa abbiamo un film su uno dei più grandi personaggi del Novecento della religione, Francesca Cabrini, che è stata si occupava proprio di immigrazione quando gli immigrati eravamo noi negli Stati Uniti, la prima santa con cittadinanza americana. Era un'italiana immigrata in America, e a presentarlo avremo la protagonista, che è Cristiana Dell'Anna, che è una delle attrici del momento, grandissima attrice, ecco, ultimamente ha fatto tanti lavori importanti, e sarà con noi anche lei domani sera. E poi ci saranno tante opere importanti. Voglio ricordare tra le tante la serata dedicata al caso Elisa Claps, un caso di cronaca nera particolarmente spaventoso, perché è una ragazza che è stata uccisa, un femminicidio avvenuto nel 93, ma il cui cadavere è stato scoperto solo nel 2010 tra il controsoffitto di una chiesa. Quindi ci sono anche profili molto inquietanti anche sotto questo profilo. Presenteremo la serie diretta da Marco Pontecorvo per Rai 1, che avrà il premio proprio per la miglior serie televisiva. E la cosa più bella è che ci sarà con noi Gildo Claps, il fratello di Elisa, che si batte per la verità su questo caso oscuro da tanti anni, e insieme a lui tutto il cast del film, che sono anche attori molto popolari. C'è Gianmarco Saurino, che proprio interpreta Gildo Claps, Rosa Diletta Rossi, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera. E la cosa che mi piace tantissimo, in realtà ci siamo riusciti solo 2 volte in 20 anni, questa è la seconda volta, a mettere insieme dei personaggi reali con i loro attori.
perché ci sarà appunto Gianmarco Saurino che interpreta Gildo Claps insieme a Gildo, e la cosa bella è che questi due sono diventati molto amici, anzi, ma non solo loro due, mi spiegava Gildo Claps che proprio tutta la famiglia Claps ha fraternizzato proprio con gli attori che li interpretano, quindi si è creata davvero una vera e propria famiglia. Questi sono quei miracoli che fa il cinema a volte, no? Quando non è solo un discorso appunto di soldi, successo, no? E audience, ma diventa veramente un'occasione per cambiare le vite delle persone coinvolte in questi film, e in questo caso l'hanno cambiata questa vita, sono diventati veramente una famiglia, la famiglia Claps con gli attori del film. Questa è una cosa bellissima, ci sarà con noi anche il regista Marco Pontecorvo, quindi sarà uno degli eventi di punta di questo festival. Poi ci sarà il Focus Francescano che compie 18 anni quest'anno, vedremo il primo film in assoluto mai girato su San Francesco, che risale al 1911, sarà sonorizzato dal vivo, quindi ci sarà una colonna sonora eseguita dal vivo per l'occasione. Rivedremo il nostro film La Stella di Greccio, che ha debuttato in prima assoluta l'anno scorso e nel frattempo ha girato il mondo, è stato in Armenia, in Polonia, in concorso al Festival Religion Today, e l'abbiamo portato al Papa, è stato proiettato in Filmoteca Vaticana, quindi torna a casa dopo un anno di successi comunque, e quindi sarà anche questo un appuntamento molto importante. Avremo Marco Risi, che oltre ad essere figlio di Dino Risi è il padre del il post-neorealismo italiano, Meri per sempre, Soldati 365 all'alba, Ragazzi fuori, ci presenterà un film che racconta le case di riposo durante la pandemia, durante il Covid, e sarà con noi domenica 17, insieme anche alla Casa del Giovane di Via di Lugo, a cui sarà dedicato un evento proprio sullo stesso tema. Tanto spazio quindi al cinema dal mondo, ci saranno anche dei film palestinesi, iraniani e israeliani, quindi anche quest'anno il festival fa incontrare anche popoli e religioni, e ci saranno anche però, sottolineo, tanti ternani, cioè il festival come sempre è un porta Terni nel mondo e il mondo a Terni, quindi ci sarà spazio anche per tante opere che arrivano dal nostro territorio. Voglio ricordare il film dedicato alla tipografia Cinema Visconti, un luogo culto dei cinefili degli anni 90, 80, 90, anche 70. Ci sarà Alice Visconti, che fa l'attrice, che ha realizzato insieme a Orestes Crisostomi un documentario proprio su questo luogo, che oggi purtroppo è in abbandono, anzi sta chiudendo di fatto. Ci sarà Silvia Imperi, anche lei un'attrice, allieva di Gastone Moschin, ternana, che presenterà un documentario su Santa Teresa d'Avila. E poi ci saranno quindi molti ternani. Il premio Gastone Moschin quest'anno verrà ricevuto da Fabio Bussotti, che è un attore umbro di Trevi, che adesso vive tra Roma e Madrid, ma che ha vinto il Nastro d'Argento con Il Francesco di Liliana Cavani, reduce adesso dal film su Berlinguer con Elio Germano, dove interpreta Armando Cossutta, e che è uno dei protagonisti della Stella di Greccio e anche del seguito della Stella, di cui presenteremo qualche immagine, che vede sempre Fabio Bussotti nel ruolo di Frate Leone. Questi adesso l'ho detti un po' così random tra i tanti appuntamenti. Celebreremo anche l'anniversario, i 25 anni di Adesso, che è questa rivista nata nel 99 per iniziativa di Don Ciro Miele, e che oggi da quasi 20 anni è la rivista ufficiale del festival. Ha avuto tante vicissitudini editoriali, ma è sempre riuscita a tenere viva la fiamma, quindi a non spegnersi, a non chiudere nonostante le tante difficoltà, e la celebreremo con una serata al Cenacolo San Marco, dove ci sarà anche la ormai tradizionale maratona di 12 ore di cinema. Quindi da mezzogiorno a mezzanotte ci sarà tutto il giorno le opere in concorso del festival, film, documentari, cortometraggi. Si potranno visionare anche appunto come sempre le opere di realtà virtuale, che fanno ormai parte ufficiale del concorso, quindi ce n'è anche quest'anno, come dire, per tutti i gusti al Terni Film Festival. Vogliamo dare tutti i contatti, Arnaldo, ripetiamo le date e poi i contatti per andare a visitare la rassegna. Sì, dal 16 al 24 novembre, quindi partiamo sabato 16 novembre e andiamo avanti fino a domenica 24 novembre, quasi sempre al Politeama, lunedì saremo al Cenacolo San Marco, martedì alla Biblioteca Comunale di Terni, e poi sempre al Politeama, questo luogo che veramente va preservato e valorizzato, perché non mi stanco mai di dire che ospita spettacoli sin dall'antica Roma, quindi è davvero un luogo a cui tutti i ternani devono voler bene.
e non rimpiangerlo quando sarà chiuso, come succede spesso, che si dice, no? Prima si ignorano e poi quando chiudono, ah mannaggia, ecco, non è ancora chiuso, non facciamolo chiudere. Anzi, io vedo che è sempre più frequentato e io spero appunto che assuma sempre più centralità anche per i ternani. E i contatti, ovviamente il sito è termifilmfestival.it, il programma lo trovate appunto in giro, lo trovate anche al Politeama, quindi se andate c'è anche per risparmiare, proprio per questioni ecologiche quest'anno stampiamo pochi programmi, ma li trovate comunque al Politeama, ma soprattutto ci saranno, c'è il QR code con le locandine, c'è il QR code da cui potete scaricare direttamente tutto il programma senza inquinare, senza sprecare carta. Noi ci salutiamo, grazie Arnaldo Casali. Grazie a te Stefano. Radio Incontro Magazine.